Salve a tutti, eccoci qua per un terzo incontro per la presentazione di 5 nuovi libri, 5 nuove proposte di lettura. Allora, cominciamo con un libro di letteratura italiana, di narrativa italiana, che potremmo definire un libro a chilometro zero. Si tratta di Langhe inquiete, scritto da Marco Giacosa e pubblicato da Miraggi Edizioni, piccola casa editrice che sta pubblicando veramente cose belle e interessanti, parecchi titoli interessanti. Allora, perché libro a chilometro zero? Perché Marco Giacosa, che è del 74, vive attualmente a Torino, ma è nativo di Bra. Ha frequentato il liceo classico ad Alba, ha trascorso lunghe parti della sua infanzia a Grinzane e Cavour, quindi è di fatto a diritto alla patente di uomo di Langa, e le Langhe sono proprio quelle che racconta in questo libro. E lo fa attingendo ai propri ricordi di infanzia, ma anche ai racconti del nonno, che era nato nel 1923, e del padre, che era del 42. Si parla quindi di Langa e di una materia che noi piemontesi, quindi noi di Santo Stefano in particolare, conosciamo bene. Si racconta di cose di campagna, di animali, di partite di pallone elastico, ma si parla anche di Michele Ferrero e della sua celebre azienda che è nata ad Alba. È quindi un libro che parla appunto delle nostre zone. La copertina dice molto, sulla copertina vi è una vecchia foto del nonno che gioca una partita di palla a pugno sul sagrato della chiesa di San Bovo di Castino, quindi siamo proprio nel cuore delle nostre Langhe, delle nostre colline. Quindi un'opera prima, perché questo è il suo primo romanzo che vi consigliamo anche a chi non è necessariamente nato qua e che vuole in questo modo, con un libro, con dei brevi racconti intensi e interessanti, conoscere questo territorio bellissimo che sono le nostre colline di Langa. Allora, veniamo ora ad un'opera per ragazzi, La scimmia dell'assassino è il titolo, l'autore Jacob Wegelius, la casa editrice è Iperborea. Allora, questo libro, che è per ragazzi a partire dai 10 anni, sicuramente può piacere anche ai loro genitori, a quei genitori che magari durante la loro infanzia hanno amato le avventure di Emilio Salgari. È un libro infatti anche qua molto avventuroso, scritto sotto forma di memoir, ma a scriverlo, pensate un po', è un gorilla femmina. Un gorilla femmina che lavora e fa la macchinista su una nave mercantile e che si mette lì alla macchina da scrivere e stende questo memoir per difendere il capitano della sua nave, a cui lei è molto legata, a cui vuole molto bene. Questo capitano è vittima infatti di un'accusa ingiusta e quindi lei cerca di aiutarlo in questo modo. Il libro è pieno di avventure rocambolesche, che parla di Marajà, di poliziotti corrotti, di bettole malfamate, di vari luoghi del mondo, quindi avventura veramente a piene mani per piccoli ma anche per grandi che amano l'avventura. Come opera di narrativa straniera rimaniamo con la stessa casa editrice, che è Iperborea, questa casa editrice che ha questi formati di libri un po' scomodi perché sono stretti, un po' difficile a volte tenerli anche in mano, leggerli, ma è molto interessante perché ci fa conoscere molti autori del nord, portandoci quindi nelle atmosfere rarefatte del nord Europa. Questo libro è l'ultimo romanzo di Jan Brocken, autore, giornalista e scrittore olandese, il titolo è I Giusti. Jan Brocken è un autore che noi amiamo molto, nella nostra biblioteca ci sono diversi libri suoi, diversi suoi romanzi, tutti molto belli, che vi invito a leggere, questo è l'ultimo. Lui sembra proprio avere un cassetto pieno di storie da raccontare, di personaggi di cui vuole narrarci le vicende. Ci ha raccontato la vita del pianista Yuri Egorov, ci ha raccontato un aspetto particolare della vita di Dostoevskij e con il suo capolavoro, per me il suo libro più bello, che è Anime Baltiche, ci ha raccontato storie di luoghi e personaggi delle Repubbliche Baltiche in un libro bellissimo. Veniamo ora però al libro di cui voglio parlarvi oggi, che è appunto I Giusti. Questa volta il personaggio, sono due in realtà, ma il personaggio principale è Jan Zwartendijk ed era il console olandese in Lituania. Peraltro in Lituania lui era anche il direttore della filiale della Philips. Nel 1940 la Lituania era un luogo che accoglieva parecchi ebrei polacchi e cecoslovacchi che fuggivano appunto dalle persecuzioni naziste e venivano in Lituania. Lui lì era console, capisce immediatamente la gravità
della situazione e cerca quindi di aiutarli compilando dei visti, salvando migliaia di vite, compilando visti per le Curaçao, che erano le Antille olandesi. In questo modo consentiva a questi ebrei di espatriare. Contemporaneamente a lui la stessa cosa veniva fatta dal console giapponese Sugihara, che faceva la stessa cosa con gli ebrei, compilando visti, in questo caso per il Giappone, per consentire quindi ad altri ebrei di espatriare. Questi due personaggi descritti nel libro non si incontrano mai, non si conoscono mai, e nonostante entrambi agiscono sotto un imperativo morale e con grande coraggio, aiutando molte vite. Svartentik morì nel 1970 senza aver mai raccontato a nessuno di ciò che aveva fatto. Lui compilò 2345 visti, quindi aiutò tutte queste persone. Nel 1997, giustamente, gli venne riconosciuto il titolo di Giusto tra le Nazioni dalla Yad Vashem. Quindi Jan Brock questa volta racconta queste due vite, anche lui dopo essersi lungamente documentato, leggendo appunto sui personaggi e anche intervistando i loro familiari. Sono quindi due esempi di grande coraggio, di grande impegno, due grandi uomini quindi che giustamente sono annoverati tra i giusti per le nazioni. Allora, parlando di gialli, vi propongo oggi Il tempo della clemenza, edito da Mondadori, di John Grisham, autore di gialli che tutti conoscete. Questo è una specie di legal book, molti lo definiscono, perché parla appunto anche di atti processuali. Allora, intanto si parla di violenza sulle donne. Si parla di violenza sulle donne perché la protagonista, che si chiama Josie, è una donna che si innamora di un uomo che la picchia anche davanti ai figli. Quindi la casa, che dovrebbe essere il luogo in cui ognuno di noi è al sicuro, in cui ognuno di noi cerca rifugio, diventa invece teatro di violenza e teatro anche purtroppo di omertà. Ci sarà un omicidio che Grisham esamina sia dal momento in cui avviene, ma anche in tutte le fasi successive, quindi la condanna, il processo, tutte le indagini, quindi la vicenda viene osservata e descritta in tutta la sua parabola. Perché il titolo? Il titolo è quasi una sorta di sentimento auspicabile, la clemenza, nei confronti dell'imputato, che in realtà è un po' una vittima, perché le colpe reali andranno cercate altrove. Mi fermo qui, diciamo, forse sono un po' sibillina, ma essendo un giallo lascio a voi la scoperta. Veniamo ora a un saggio, se così si può dire, anche se proprio saggio non è. Sono in realtà dei racconti, il titolo dell'opera è Racconti spirituali di vari autori, pubblicato da Einaudi. Allora, sono 18 racconti che non sono esattamente racconti religiosi, come farebbe pensare il titolo, sono semplicemente racconti che gettano la luce su un accadimento, che in qualche modo apre una nuova visione della vita. Gettano un po' un ponte tra il visibile e invisibile, come dice Gabriella Caramore, che scrive la prefazione a quest'opera. Gabriella Caramore per molti anni è stata conduttrice di una celebre rubrica radiofonica su Radio 3 che è Uomini e Profeti. Il curatore del libro è Armando Buonaiuto, anche lui conduttore di questa rubrica Uomini e Profeti e curatore anche del festival Torino Spiritualità. Sono 18 racconti raggruppati per nuclei tematici, gli autori sono i più disparati, c'è Borges, Chekhov, John Fante, Rainer Maria Rilke e anche la più recente Olga Tokarczuk. Sono tutti racconti che quindi indagano un po' una sfera del reale, che ci dà una visione diversa della vita. Leggiamo dal retro di copertina un paio di frasi che sono un po' illuminanti sul libro. Accade talvolta nella vita, così come fra le pagine di un libro, che si schiuda qualcosa di potente e inatteso. Per un momento la maglia del quotidiano si allenta, un barlume filtra e illumina la realtà che ci circonda. Per far scintillare un simile mistero, la letteratura è una chiave unica e preziosa. Questi 18 racconti ci ricordano l'esistenza di un filo teso tra umano e divino. Diciamo che è, secondo me, questa una bella occasione anche per affrontare autori che magari non abbiamo letto con un piccolo racconto e che ci dà magari lo spunto poi per approfondirli ulteriormente e conoscerli in quella che è tutta la loro produzione letteraria. Bene, vi saluto allora e
vi do appuntamento al prossimo incontro per nuove letture, nuovi suggerimenti.